Fare scalini sicuramente porta un risparmio se hai l'ascensore, insomma, non vai su e giù con l'ascensore, ma soprattutto un risparmio in termini di salute. L'idea forte è quella lanciata dal governatore Zaia. L'ascensore è un grande segno di civiltà perché poi aiuta chi ha difficoltà motorie, però dall'altro ci sono molti cittadini che hanno possibilità di fare le scale, per questo motivo vogliamo incentivare come regione l'utilizzo delle scale e non degli ascensori. Questo aiuta la salute e aiuta tutti noi a essere più in forma. Questa è la nuova battaglia del governatore Luca Zaia, favorire l'uso delle scale al posto degli ascensori. Mi immagino, ha detto il presidente Zaia, una norma che imponga sulle porte degli ascensori degli edifici pubblici un cartello sui quali va scritto non che nuoce alla salute, ma semmai che sarebbe meglio prendere le scale. Diverse ricerche, infatti, accertano che fare 90 scalini al giorno sia un ottimo allenamento. A trarne beneficio, oltre al fisico dei veneti, anche la sanità regionale, che vedrebbe un miglioramento dei suoi conti, con cittadini più sani. I padovani, che in questo periodo si stanno preparando alla maratona, sembrano promuovere questa iniziativa. E scale a piedi? Sì, certo, fa più movimento. Vengo, sì, sono d'accordo. Ah, le scale fanno bene al cuore, verissimo, ho sempre saputo. Però non sempre le gambe rispondono. Sì, confermo anch'io che è meglio usare le scale, si fa più movimento, per me è meglio. Ci si tiene più allenati? Sì, ci si tiene più allenati. Oddio, dopo se uno non ha la gamba prende l'ascensore. Beh, secondo me sì, perché comunque sollecita il movimento e fa bene un po' a tutti, no? Perché no? Si fa del movimento con un po' di prudenza. Soprattutto con due borse da 20 kg l'una del supermercato. Parliamo di muretti a secco, sono un patrimonio dell'umanità, proprio UNESCO, forse non lo sanno tutti, ma dallo scorso anno anche l'Italia fa parte di questo patrimonio dell'umanità per quanto riguarda i murettini a secco, quelli fatti soprattutto nelle zone montane. Ebbene, c'è chi pensa di smontarli per farci le grigliate. I muretti a secco tengono in ordine le parti del Mediterraneo fino alle Alpi e sono loro, i muretti a secco, ad essere riconosciuti come un bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO. L'Italia ne è piena, non solo al sud, ma naturalmente molto anche al nord, molto nelle parti alpine. Il muretto a secco, infatti, con armonia riesce a unire semplicemente le pietre locali, che vengono di solito tolte dai campi, tenere tutto assieme e sono messi uno sopra l'altro senza bisogno di malte, senza bisogno di leganti particolari. È un'arte immateriale che il mondo ci invidia. Quindi i muretti a secco da un anno sono un bene UNESCO, anzi sono un bene immateriale perché ad essere riconosciuta come patrimonio dell'umanità è proprio l'arte di costruirli, quel sapere tramandato da almeno 8 nazioni che si affacciano sul bacino mediterraneo. Usati come rifugi per separare pascoli, per segnare e proteggere strade, un'armoniosa relazione tra uomini e natura, specifica l'Agenzia delle Nazioni Unite come motivazione. Uno dei problemi dei muretti a secco naturalmente è la manutenzione e il fatto che si perde la possibilità di imparare a farli, perché scompaiono gli artigiani, quella cultura immateriale che ha fatto sì che per secoli, se non per millenni, si sapesse come farli i muretti a secco. Ora è una rarità, è per questo che è estremamente grave che vengano distrutti dall'incuria e dal vandalismo. Uno dei tanti vandalismi è accaduto a Pasquetta, all'eremo di San Bovo sopra Bassano. Un gruppo di vandali ha smontato un muretto a secco per farne la sede di un fuoco, magari per grigliarci le costicine. Immagini inviate da un telespettatore indignato. I vandali, senza saperlo, hanno attaccato un bene UNESCO. Il grande pericolo che a un certo punto, quando ci dimenticheremo l'arte dei muretti a secco, non ci resterà altro che fare così, delle colate di cemento. E come potete notare, francamente, non è la stessa cosa. Insomma, evitare di sfasciare muretti a secco storici per fare costesine sarebbe il minimo. Tanti auguri a una nonnina, l'Antonietta, di 103 anni, che ha festeggiato cantando la canzone che cantava da giovane. Sì.
quella della Piemontesina, pezzo popolare che Antonietta Zanchetta cantava sempre da ragazza. E quando l'orchestra ha intonato le prime note, lei non ha resistito. Le sere passate alla bottina. La signora Antonietta festeggia così un traguardo importante, 103 anni, classe 1916, nata a Ponte di Piave, racconta con gli occhi lucidi un'infanzia difficile. Undicesima di 12 figli, quando viene alla luce il mondo sta affrontando il dramma del primo conflitto. Cogliero piccola che sono nata, me mamma mi gatti nu in letto 9 mesi, non aveva vestiti da vestirmi, perché gli aveva portata via dei piernoti, perché gli aveva da combatta, e quando si è arrivata aveva trovato casa libera, senza niente. E così anche andare a scuola diventa difficile. La famiglia ha bisogno che ognuno porti il proprio contributo lavorando. Non mi neanche mandato a scuola a me. E non l'ho neanche fatto a seconda. Perché mia mamma aveva bisogno che dei figli che nasce a lavorare e mi ha trovato lavoro. E andava a lavorare su un paese, a Negrisia, e gli dava tovaglie da fare con l'azur. E ora sto andando, tirava i skei. Poi arriva il grande amore, Emilio, con il quale si sposa. Quando da fidanzati giravamo per le vie di Ponte, venivamo descritti la coppia più bella del Piave, racconta orgogliosa Antonietta. Intanto scoppia la seconda guerra mondiale, per lei arrivano altri momenti dolorosi, la perdita del primogenito, il ritorno del marito dal fronte e la sua morte subito dopo, dovuta ad una malattia contratta durante il rientro. Antonietta però non si ferma, continua a lavorare e ad allevare le sue due figlie, che qualche giorno fa, insieme ai nipoti e pronipoti, hanno festeggiato i suoi 103 anni. E alla fine ci svela il segreto di tanta longevità. Lavorare tanto e mangiare poco buon e movimento. Brava nonna Antonietta, complimenti, grazie per averci seguito e una buona serata.